è il racconto di un viaggio, uno tra i tanti possibili ma inevitabile, perché tutti partiamo ed entriamo in un mondo nuovo e ignoto. Istruiti da un mentore, ci avviamo verso la prima soglia, dove cerchiamo alleati e impariamo le regole del nuovo mondo. Poi, piano piano, ci avviciniamo alla prova centrale e troviamo faccia a faccia il rivale principale e l'ombra, ovvero tutto ciò che non ci piace di noi stessi. E infine il ritorno con qualche inevitabile cicatrice, ma con il tesoro per cui abbiamo lottato. Oggi per me è un momento un po' speciale perché per anni il pallone è stato il mio compagno di viaggio, un fedele compagno e anche un efficacissimo antistress. Poi i fogli sono diventati il mio attrezzo di lavoro. Oggi però c'è la possibilità di avere un pallone dove ho preso appunti sulle tappe del viaggio che faremo insieme. Partenza. Partire significa lasciare l'ordinaria tranquillità del mondo che conosci bene per andare in un mondo straordinario. Se tu dovessi comporre questa cartolina di Ivan Piccolino, dove la metti, che tempo fa e chi c'è in questa cartolina? Beh, la metto sicuramente su in giro per il mondo. In giro per il mondo perché ho girato tantissime case. Inizialmente mio papà e mia mamma, essendo sportivi di alto livello, anche mia sorella lo è stata, quindi la locazione della cartolina è un po' sparsa in giro tra Italia e Russia. Cosa ci metto dentro? Ci metto sopra un bambino che voleva crescere, che voleva divertirsi, che non sapeva ancora che strada avrebbe intrapreso e che si fidava molto dell'educazione sovietica che mi è stata trasmessa dai miei genitori. Educazione sovietica vuol dire? Un po' più rigida rispetto all'educazione italiana, latina, un po' comunque l'educazione del rispetto dal punto di vista dell'ascoltare le persone, del non andare troppo addosso alle persone con la tua propria opinione. Tua moglie dice che tu fin da piccolo hai avuto un problema esistenziale con i capelli. Sì, in età adolescenziale diciamo che ho giocato un po' troppo con i capelli, forse un po' per nascondere quella sensibilità che in fondo ho e che do a vedere molto poco all'esterno, se non con le persone che perfettamente mi conoscono e con cui riesco a confidarmi, e quindi questa cosa era un po' un segno di ribellione, forse una voglia di crescere che sfogavo in capelli colorati piuttosto che capelli lunghi, piuttosto che con risultati molto discutibili. Diciamo assolutamente. Così, la tua reazione personale all'educazione sovietica? Sì, un po' la ribellione alle regole un po' troppo rigide che ho assimilato, però che comunque volevo renderle mie. Ok, senti, allora in questo viaggio che stiamo provando a ripercorrere, tu sei ancora un bambino, non hai ancora definito la strada che percorrerai, e quando si parte c'è un cosiddetto messaggero, potrebbe essere una persona, potrebbe essere un segnale, un'urgenza, una lettera che ti indica devi partire, devi lasciare il tuo mondo ordinario per avventurarti in questo mondo nuovo. Il messaggero nella tua vita chi è stato? Il messaggero sicuramente mio padre, che è stato quello che mi ha, tra virgolette, obbligato a seguire le sue orme, perché l'educazione sovietica prevede che il figlio maschio debba per forza, quasi per forza, almeno iniziare, almeno partire in ciò che faceva o che fa il tuo padre. Quell'Ivan un po' piccolino è stato abbracciato dal padre, oppure l'educazione sovietica prevede che i sentimenti vanno tenuti a distanza? I sentimenti sono tenuti particolarmente a distanza, diciamo che
il bastone, tra virgolette, era più prevalente sulla carota. Come si dice carota in russo? Oddio, devo cambiare file. Carota. Morkov. Tu sei più coraggioso o incosciente? Più incosciente, credo. Tu non puoi resistere a una sfida, vero, quanto ho capito? No. C'è qualcuno che è naturalmente competitivo, agonista, cioè prova piacere ad arrivare all'ultimo punto quando quella palla decide vittoria e sconfitta. E c'è chi? È lì diverso, eh? Io sono tra quelli, per esempio, che se mi tocca, ma non è che amo moltissimo arrivare all'ultimo punto. Se potessi vincere facile, lo preferirei. È incontrollabile, l'ultimo punto è incontrollabile, può succedere qualsiasi cosa e non sai neanche tu come potrai reagire. Ci sono stati ultimi punti o comunque fasi concitate delle partite dove ho fatto casino, dove ho fatto meglio, però... Chiama palla Zaitsev, non è difendibile, chiude il match. Un altro luogo fondamentale per quanto riguarda la cinematografia e la letteratura è la prima soglia. Vuol dire che in realtà tu, quando arrivi in questo mondo straordinario, in realtà non conosci le persone, cerchi alleati, identifichi i nemici. La prima soglia credo sia stata quando sono rientrato in Italia, quando avevo 9-10 anni. Cambio di scuola, cambio di lingua, cambio di ambiente, cambio radicale proprio. Poi mia mamma che mi insegnava l'italiano, te la raccomando. Mamma, te voglio bene comunque. Senti, allora, questo Ivan ragazzino che ritorna in Italia incontra anche, si chiamano i guardiani della soglia, che non sono dei nemici, sono quelli che dicono: ma sei sicuro che vuoi venire qui? Sei pronto ad affrontare questo nuovo mondo? I tuoi guardiani della soglia. I miei guardiani della soglia erano tutte quelle persone che erano contente di vedermi praticare pallavolo, però erano comunque titubanti dal fatto che ero il figlio di. Dico ero perché ormai dopo il cambio di ruolo mi sono un po' scrollato di dosso quella nomea dell'essere il figlio di. Mi sono creato, tra virgolette, una seconda carriera da solo, però inizialmente giocando nello stesso ruolo di mio papà e sapendo che aveva vinto quello che ha vinto e cercare di subito entrare a far parte di un gruppo non era facilissimo, perché sembrava come se dovessi esserci perché ero il figlio di. Ero sempre costretto, tra virgolette, a dimostrare qualcosa in più degli altri. In questa fase c'è un ruolo ovviamente fondamentale, il cosiddetto mentore, colui che ti aiuta, ti sospinge, ti incoraggia. Chi è stato il tuo mentore? Il mio mentore è stato quasi un momento un po' magico dell'incontro con quella che è diventata mia moglie, con Aisling. Avevo 19 anni, uh-huh, a Roma, pieno periodo di adolescenza, pazzia, primo contratto, prima indipendenza economica, patente, prima macchina, quindi di conseguenza sera tardi, casini e tutto il resto. Diciamo che in quel periodo la pallavolo era passata un po' in secondo piano. E poi invece è arrivato questo incontro, abbiamo passato la prima settimana di conoscenza a parlare di notte. Quella settimana lì mi ha aperto un mondo che fino a lì non sapevo che potesse esistere. Quando hanno definito Aisling la bandana del volley, te la sei presa? Certo, perché è sminuirla, è non cercare di spostare il problema, metterlo sotto il tappeto, mettere la polvere sotto il tappeto per, come dire, vabbè, ma tanto... Non è una critica sui contenuti, ma è una critica pregiudiziale. Sì, forse anche c'è anche da quel punto di vista un minimo di pregiudizio maschilistico.
tuo padre avrebbe potuto essere il tuo mentore? Non credo. Non credo perché siamo caratterialmente troppo diversi. Forse mi ha saturato talmente tanto all'inizio che non ero neanche pronto io ad assorbire tutto quello che lui mi diceva, quello che mi voleva e tutto quello che mi voleva trasmettere. Senti, una frase del tuo libro: mio padre avrebbe voluto che facessi palesatore a vita, o forse avrebbe voluto che facessi suo figlio, il figlio di Slava, a sua immagine e somiglianza a vita. Aggiungo, mio padre dice che non arriverò mai al suo livello e lo dice godendo. L'SMS dopo l'argento olimpico, sì, lo conferma. Quel messaggio lì è stato... Cosa c'era scritto nel messaggio? Curioso. Prima comunque c'è stato un mezzo scontro quando ho cambiato ruolo, passando da palleggiatore a schiacciatore, e poi vedendo che comunque arrivava qualche risultato sportivo, riuscivo a raggiungerlo, era comunque contento e fiero di me, e il tutto si è culminato con questo bellissimo messaggio. Dopo l'argento olimpico, grande risultato. Grande risultato, dopo il dispiacere di aver perso una finale olimpica a Rio, arriva questo messaggio di mio papà in cui c'era scritto: bravo, complimenti, sono orgoglioso di te, ma l'oro olimpico al collo ce l'ho ancora io in famiglia. Quindi è andata in modo così, subito, della serie: sono orgoglioso, ma ti ricordo che ancora quello che vince le cose serie sono io in famiglia, e è andata così. Se tu dovessi descrivere tuo padre, però come con un'immagine, che ne so, con una grande casa, un albero, una nave, qualcosa del genere, in che modo descriveresti tuo padre? O anche un animale? Forse un bel orso, a volte incazzato, a volte arrabbiato, a volte che non riesce neanche a capire bene cosa sta pensando e cosa gli passa per la testa, un po' così indecifrabile, però sì, diciamo che una presenza abbastanza massiccia e importante. Tua madre, a questo punto scegli, come la descriveresti? Mia mamma, rimpiango una grande cosa, un grande errore che ha fatto nella vita, che è stato quello di annientare la propria persona, la propria personalità e il proprio carattere per, tra virgolette, far contento mio papà, per fare la mamma dei figli, per stare, tra virgolette, costretta a casa a crescere noi figli e tutto il resto. Domanda: questo è ciò che tua madre dice di se stessa, o ciò che tu pensi di tua madre? No, mia mamma non lo ammetterà mai. Questa è un'opinione che ho io di mia mamma, tant'è che quando gliel'ho detto in faccia, logicamente non l'ha presa proprio benissimo. È una persona molto debole e sensibile da quel punto di vista, perché lei crede di aver dato il massimo, cosa che ha fatto assolutamente, però non l'ha fatto per se stessa. Ricordiamo che la mamma Irina era a 16 anni, no, a 13 anni, campione recordman. Ha fatto il record del mondo di 200 stile rana in vasca lunga a 13 anni. E quindi teoricamente c'era una carriera straordinaria, sì, sul piano personale. Mi piacerebbe se tu potessi dirmi che cos'è tua madre, come la vedi. Un fiore che è sempre lì, nel vaso, sai che lo troverai sempre lì, ma ogni tanto perde qualche petalo. Che colore? Rosso, non so che fiore, perché la rosa c'ha troppe spine, mia mamma ne ha poche di spine da quel punto di vista, è più una cosa più fragile, più... che veramente con un soffio di vento potresti farla volare, potresti far volare i petali. Beh, mamma Irina, un fiore rosso. Accanto è l'orso dietro. Quadretto familiare da paura. Sembra un film di Hitchcock. Arrivi
arriviamo a quella che nei grandi film è la prova centrale. Allora, io te la presento come se fosse: tu arrivi in questo luogo, una grande radura, davanti a te c'è una grande caverna, e usiamo caverna perché è lì dentro che devi entrare, perché lì c'è il tuo avversario principale, le tue paure. E quindi la domanda è: qual è stata finora la tua prova centrale? Come nei film, è il momento nel quale uno si gioca la sua partita principale. La mia caverna è stata probabilmente, è coincisa con il mondiale in Polonia dopo qualche anno che ero già in nazionale, che giocavo titolare in nazionale, ed è stato un periodo che mi ha fatto riflettere molto, mi ha fatto pensare se veramente fare il salto e andare dentro la caverna al buio ad affrontare quello che mi sarei trovato davanti, oppure tirarmi indietro e provare quel minimo di paura che fino a lì, fino a quel momento lì, non avevo mai pensato di provare. In quel momento hai pensato anche di smettere? Sì, forse sì, forse sì. La rete nel volley impedisce il contatto fisico, ma le ferite non mancano. Non quelle fisiche. È quello il problema più grande, perché è uno sport molto mentale, molto psicologico, e il contatto fisico aiuterebbe ad eliminare il problema, un po' a bypassarlo, a saltarlo. Paradossalmente credo che la rete sia un amplificatore di tensioni, perché di fatto puoi solo usare la tecnica e non ci sono altre scorciatoie, altri sotterfugi. La sfida è: cosa so fare io, cosa sanno fare gli altri, io e i miei compagni. Le ferite, senti, sono rimaste, sono guarite? Ne sono guarite tante, ne è rimasta qualcuna, qualche cicatrice dentro ce l'ho, ma fa parte del percorso della vita di ognuno, penso. Frase del tuo libro: in un'epoca in cui basta schiacciare un tasto per cancellare un'infinità di dati, pulirli, resettarli, sulla pelle ci vogliono segni che restino per sempre. Capitolo tatuaggi. Sì, ne ho qualcuno. Ho iniziato in quel periodo di pazzia per quando sono arrivato a Roma. Post-adolescenziale. Ho iniziato con un tatuaggio che recita: la mia vita secondo le mie regole, proprio per metterci una bella botta di originalità, sta frase. Una frase banale che comunque voleva rimarcare il fatto che nessuno poteva in quel momento dirmi cosa dovevo fare, cosa andava fatto, quindi... Altra provocazione, sempre presa dal tuo libro: non esiste nulla al mondo che mi faccia godere come un ace, solo contro tutti vincente, e non ditemi che non fa godere anche voi, che per me è la negazione della pallavolo. Come la mettiamo? Sì, è l'unico fondamentale dove sei da solo, dove sei tu solo contro gli altri. È un po' l'espressione, secondo me, massima di coordinazione, di tecnica, di potenza, che non sempre si può creare all'interno di una dinamica di gioco di squadra. Per noi schiacciatori, schiacciare significa dare uno schiaffo più forte possibile a un pallone. È uno schiaffo metaforico che vorresti dare a qualcos'altro? Lo schiaffo è troppo delicato, secondo me dovrebbe essere più un destro alla Tyson. Thank you.
Francia l'esperienza Champions League con Perugia, che l'anno scorso non è arrivata un soffio dal vincere, ma è arrivata in finale. Come ripartiamo quest'anno? Quest'anno ripartiamo molto, molto carichi per cercare di fare il bellissimo percorso che abbiamo cercato, che abbiamo fatto l'anno scorso. La società è rimasta contenta, non è stato un bellissimo risultato perché comunque perdere una finale abbastanza nettamente non era nei nostri sogni, mettiamola così, e adesso cerchiamo di arrivare più quadrati, più preparati. Semifinale olimpica contro gli Stati Uniti, Rio de Janeiro, serie di battute mostruose che sì, ti ha reso popolarissimo, ok? Così popolare che non c'è paragone tra te e i tuoi compagni. Purtroppo quello è il rovescio della medaglia che è venuto fuori da quel momento lì. È stata una partita folle dal punto di vista psicologico, che a me ha portato moltissima popolarità, perché comunque agli occhi di tutti ero quello che aveva la palla in mano ed era imbattuta. Però c'è stata questo risalto mediatico che è stato, come ti posso dire, un po' ingeneroso nei confronti dei miei compagni di squadra, facendomi emergere come personaggio. Ma tu sei riuscito a parlare con i tuoi compagni di nazionale e toccare questo tema? Perché sullo sfondo non pensavo di doverlo mai fare, però credo ed è evidente che ho generato qualche invidia, però, qualche invidia di troppo. Però attenzione, un dialogo con i tuoi compagni per capire qual è la situazione che tu sia necessario. Quello sicuramente, ma arrivati a questo punto credo proprio di sì. Perché tu vuoi tornare in nazionale? Io non ho mai lasciato la nazionale, è diverso. Mi è stata revocata la convocazione per la famosa vicenda e io non ho mai detto di no. Per la maglia azzurra farei qualsiasi cosa, quindi... Ho sempre provato, farai qualunque cosa, cioè il prossimo anno c'è un mondiale in Italia. Si è vociferato, trattative, rientriamo, il caso scarpe Adidas può rientrare. Qual è lo stato attuale della situazione? Lo stato attuale è di una situazione in evoluzione, dove si sta cercando di trovare la giusta soluzione. E io sono stradisponibile, come lo sono sempre stato. E è basta. Un linguaggio diplomatico che ben s'adatta al tuo carattere. C'è qualcosa che non hai detto e che potresti e vorresti dire su questo caso? Vorrei, ma non potrei. Dopo questa battaglia centrale, la prova centrale, sei entrato nella caverna, parliamo della polvere del 2014, adesso dobbiamo riposarci un attimo e guarirci dalle ferite che sono rimaste. Ci dedichiamo a questo punto ad alcuni archetipi, alcuni personaggi fondamentali. Il primo è l'ombra. L'ombra non è il tuo avversario, sono le contraddizioni interne, sono quelle cose che non ti piacciono di te stessa. Quali sono le contraddizioni più forti che tu hai? Credo, la mia contraddizione più grossa è che a volte non sono molto attento all'ambiente che mi circonda, divento tra virgolette un po' egoista. Come te la spiego? L'ombra mi segue sempre, ogni tanto la guardo, ogni tanto mi piace trasformarmi nell'ombra, ogni tanto ne ho anche bisogno, credo. Perché, tra virgolette, l'ombra mi fa perdere ogni possibilità di controllare quello che sto facendo. Spaziamo via l'ombra e qui sono sicuro che ti trovi a tuo agio. Altro personaggio tipico dei film e della letteratura è il nostro imbroglione, o meglio la spalla comica, il compagnone. Quello, sai, che
ti sdrammatizza, che si mette in contatto con la parte istintiva di te. Secondo me tu ne hai avuti molti di compagnoni nella tua vita. Ma qualcuno sì. L'ultimo in ordine cronologico, che tra l'altro si è anche vestito da me medesimo ad Halloween, è stato Atanasievic. Compagno di squadra. Che ci sono delle volte che veramente lo prenderesti a capocciare. Lo prenderei a capocciare, infatti ogni tanto glielo dico, basta, time out, aspetta un attimo. Però lui ad Halloween non sapeva, abbiamo fatto una piccola festicciola tra di noi. E ci siamo ritrovati lì e non sapeva come vestirsi e mi ha detto: senti, vabbè, io mi vesto da te, mi faccio i capelli, mi faccio la cresta. È andato a prendersi la maglietta dal nostro direttore sportivo, si è messo i pantaloncini, mi ha chiesto le scarpe mie, si è messo pure il mio manicotto. Bada è unico nel suo genere, insomma. Ultima domanda: la via del ritorno. Tu come ti immagini tra 20 anni? Tra 20 anni mi immagino al fianco della bionda, sempre, felice di fare un qualcosa che al momento ancora non so. Nella pallavolo? Non lo so, è da vedere, perché ho dato e sto dando talmente tanto e darò, spero, tutto me stesso nella pallavolo per poi magari cercare di concentrarmi, di cambiare stimolo, di cambiare input, di cercare di concentrare tutto me stesso su un altro campo che potrebbe essere diverso da quello della pallavolo, perché forse conoscendolo un po' dall'interno, conoscendolo perfettamente, forse viene anche voglia di cambiare quasi radicalmente il proprio percorso. In bocca al lupo. Viva il lupo! Silenziosa.